In questo tutorial ti mostrerò come effettuare velocemente il pagamento di una fattura di acquisto o di una fattura di vendita con Fatto 2017. Entra nella sezione Documenti. Seleziona Fatture di acquisto fornitori. L'intervallo di tempo è aggiornato alla data odierna. Seleziona Fattura con ritenuta d'acconto. Nella finestra che compare, clicca INS per inserire la data odierna. Clicca INS, si aprirà la scheda anagrafica clienti fornitori e seleziona il fornitore. A questo punto, clicca Aggiungi riga. Nella finestra, inserisci la descrizione della fattura e inserisci l'importo della fattura. Conferma l'operazione. Vuoi inserire una nuova riga? No. Clicca INS e scegli la modalità di pagamento. Il bonifico avverrà ogni fine mese per 3 mesi consecutivi. A questo punto la fattura è registrata. Puoi visualizzare il calendario delle scadenze. Seleziona Elenco. Il software Fatto ha registrato ad ogni fine mese il pagamento di questa fattura. Nella sezione Contabilità, prima nota, puoi registrare il pagamento avvenuto. Seleziona la fattura. Il software propone una finestra di riepilogo dei dati. Clicca Avanti. Nella finestra che compare, clicca Pagamenti. Si aprirà una finestra. Inserisci l'importo dell'operazione, in questo caso 406,67 euro. Clicca Avanti. Nella finestra che compare, clicca Verifica scadenze. Spunta la scadenza che stai registrando. Clicca OK e conferma. Tornerai nella finestra precedente. Salva l'operazione. Inserisci i dati per il pagamento, clicca INS e seleziona il conto corrente. Per inserirlo, doppio clic. Conferma l'operazione. Nella sezione Gestione, clicca Calendario scadenze. Nell'elenco, la prima scadenza è marcata Pagata.